Bangini Rosolino, Mazza Giovanni. Presente. Ma sento, no? Giovanni, l'audio. Il suo è spento. Spento. Giovanni, attiva l'audio. Presente. Presente. De Rosa Gabriella. Capozzo di Vito. Assente. Cammarano Maria Teresa. Presente. Verrone Dino. Presente. Cerruti Michele. Presente. Assente. Maraio Antonella. Presente. Lanza Stefano. Presente. Iosca Renato. Assente. Zurno Paola. Miracchi Pasquale. Assente. Russo Teresa. Assente. Proceduto all'appello, passiamo alla lettura del primo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto approvazione verbale seduta precedente. Seduta precedente del 30/11/2020, con il numero 29, delibera di consiglio comunale, avente ad oggetto approvazioni verbali seduta precedente. Delibera numero 30 del 30/11/2020, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 106, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Delibera numero 31 del 30/11/2020, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Deliberazione numero 32, avente oggetto approvazione bilancio consolidato, articolo 233 bis del decreto legislativo 267 del 2000. Deliberazione numero 33 del 30/11/2020, avente ad oggetto intervento di messa in sicurezza del passaggio dell'attraversamento sul torrente Malnome alla località Malnome, approvazione lavori di somma urgenza. Deliberazione numero 34, avente ad oggetto intervento di messa in sicurezza del vallone Camerine, applicazione dei lavori di somma urgenza, articolo 163,1 del decreto legislativo 50/2016. Deliberazione numero 35, avente ad oggetto intervento di messa in sicurezza del torrente Malnome alla via Perelle e alla via Piano del Carpine, approvazione dei lavori di somma urgenza, articolo 163. comma 1 del decreto legislativo numero 50 del 2016, riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera A del TUEL, riconoscimento danni signora Palumbo Gerardina, sentenza numero 717 del 2019, e riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera A del TUEL, riconoscimento danni al signor Angelo Minichino, donato più altri. Votiamo dunque l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Favorevoli? Non si vede. Consigliere Lanza, attivi il microfono perché non vediamo bene, quindi ci deve... Favorevole. Favorevole. Sono favorevole, scusi, Presidente, favorevole. Sto entrando adesso in casa, favorevole. All'unanimità. Passiamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 112 del 3/12/2020, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del TUEL, relaziona il Sindaco. La delibera di Giunta numero 112. Il microfono, Sindaco. Buonasera a tutti. Allora, al secondo punto all'ordine del giorno proponiamo la ratifica in Consiglio di una variazione di bilancio approvata già in giunta e relativa al finanziamento che è stato erogato, pari a circa 60.000 euro, intorno ai 59.000 euro, per finanziare la distribuzione dei buoni alimentari. Praticamente, come è successo già
nella primavera scorsa. Abbiamo ricevuto fondi per sostenere da un punto di vista alimentare, comunque da impiegare per la distribuzione di buoni spesa ai soggetti, ai nuclei familiari in condizioni di maggior disagio, dettate soprattutto dalla nuova ripresa della pandemia. Ovviamente si tratta di fondi che hanno una destinazione di spesa vincolata, quindi prendiamo atto di questa erogazione e, come già stabilito in con delibera di giunta, abbiamo provveduto a distribuire per la seconda volta questi buoni. Residuano ancora dei fondi sempre su quel capitolo di spesa, in parte residuati dalla prima tornata, in parte da questa seconda tornata, che verranno poi utilizzati nel finanziamento appunto di una nuova distribuzione. Si tratta di piccole somme, intorno ai 9.000 euro, ma cercheremo comunque di distribuirle ovviamente secondo gli stessi criteri adottati in precedenza. Passiamo dunque alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 112 del 3/12/2020, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del TUEL. Favorevoli? Consigliere Lanza, l'audio. Audio e video. Assessore Cammarano. Ah, ok, ma se ne vede meno qualcuno, nemmeno uno. Dov'è Maria Teresa? Assessore Cammarano, consigliere Lanza. Favorevole. Consigliere Lanza. Non vedo lì sotto. No. Ma dove è la macchina? Non so. Consigliere Lanza. Favorevole. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Favorevole. All'unanimità. Passiamo adesso al terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto ricognizione periodica delle partecipate pubbliche, ex articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, numero 175, approvazione. Relaziona il sindaco. Sindaco Claudio, gentilmente. Dunque, si tratta anche, secondo punto all'ordine del giorno, di una della ricognizione annuale che viene fatta dall'ente in relazione alle partecipazioni che possiede in maniera diretta o indiretta in talune società. È una revisione, una ricognizione ordinaria che prende ovviamente le mosse da quella straordinaria effettuata nel 2017 con delibera di Consiglio Comunale numero 28 del 23 ottobre 2017, dalla quale a seguito di questa revisione straordinaria veniva prevista la piena operatività dell'ASIS Salernitana Rete Impianti S.p.A., la piena operatività della ASMEL Consortile, società cooperativa a responsabilità limitata, mentre per le altre partecipate che all'epoca erano presenti, Magna Grecia, Sede Calore, il CST Sistemi Sud,
la Talenti Scarla, la futura San Cipriano SRL la ASIS azienda, ASIS azienda Servizi Idrici Integrati Salernitani, già ne era stata decisa il recesso o comunque si trattava di società in fase di liquidazione. Non ci sono le condizioni, così come previste dal testo unico per le partecipate, per poter prevedere un recesso o una liquidazione delle quote possedute nelle due aziende, la ASIS e la ASMEL, per cui con questa delibera di giunta di Consiglio Comunale prendiamo atto di tali partecipazioni e dell'assenza ovviamente delle condizioni che potrebbero portare, quelle previste dalla legge, che potrebbero portare ad una revisione della nostra partecipazione in queste società. Passiamo dunque alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto riconnessione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, numero 175. Approvazione. Favorevoli? Assessore Cammarano. Io alzo la mano, favorevole. C'è l'audio, c'è il video spento, assessore, quindi non vediamo. Favorevole in unanimità, votiamo anche l'immediata esecutività dell'atto. Favorevole. Assessore. Favorevole. Favorevole. Passiamo dunque al quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto Tari, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, ai sensi della deliberazione dell'autorità di regolazione per energie, reti e ambiente 443 del 2019 e similari. Relazione del sindaco. Allora, questo è la proposta di questa sera, riguarda l'approvazione del piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020. Va innanzitutto precisato che quest'anno, grazie anche ad una serie di novità normative introdotte dal legislatore e grazie anche purtroppo alla emergenza pandemica che ha fatto slittare le date di approvazione di numerosi atti, ci troviamo nella strana condizione di dover approvare oggi, l'ultimo giorno disponibile, sebbene questo sarebbe stato il 31, il piano economico finanziario di gestione dei rifiuti, avendo peraltro già votato in giunta in consiglio comunale l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020. Si tratta quindi di una approvazione ex post rispetto a quello che è il normale iter, ossia definizione del costo e definizione successiva delle tariffe, che peraltro è stata consentita dalla normativa che, sempre in tema di emergenza Covid, ha concesso agli enti locali di poter ribaltare sul 2020 le stesse tariffe già approvate per l'anno 2019, eventualmente conguagliando la differenza, visto che vige sempre ovviamente il principio della integrale copertura del servizio dalle tariffe pagate dai cittadini, consentendo quindi in sede di approvazione. Sentite?
Io sì. Sì. Passiamo per la votazione del quarto punto. Passiamo per la votazione del quarto punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto TARI, approvazione del piano economico finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, ai sensi della deliberazione dell'autorità di regolazione per le energie, reti e ambiente 43 del 2019. Favorevoli? Lanza. Favorevole. Consigliere Lanza. Favorevole. Consigliere Lanza. È caduta la linea, deve riconnettersi. Un attimo, dobbiamo recuperare la connessione del consigliere Lanza. Momento di pazienza, che il consigliere Lanza ha perso la connessione al momento della votazione. Ecco. Consigliere Lanza, audio e video. Ci sono, presidente, mi scusi, sono favorevole, vi sentivo comunque. Perfetto. Si votiamo un'altra volta. Favorevoli? Favorevole. Favorevole. Ecco. Favorevole. Favorevole. Passiamo adesso al quinto punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Dunque, queste comunicazioni fanno riferimento all'ultimo Consiglio Comunale, in modo particolare alla lettura data dal consigliere Iosca dell'estratto di una nota della SRA SRL, l'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti qui ad Albanella, nota del 21 novembre 2020, nella quale si fa esplicito riferimento, fra l'altro, a presunte indebite pressioni dell'amministrazione, dal cui mancato accoglimento sarebbe scaturita la decisione di annullare l'atto di affidamento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. Senza voler entrare nel merito delle questioni sollevate dalla SRA, non essendo il Consiglio Comunale sede opportuna e competente, vanno però fatte delle precisazioni in grado di contestualizzare la vicenda e riportarla entro i giusti termini. Innanzitutto sorprende che un consigliere comunale di lungo corso e con importanti esperienze amministrative alle spalle abbia creduto opportuno, per semplice amor di polemica, dare diritto di tribuna a tesi del tutto prive di fondamento e in palese contrasto con quelli che sono i principi fondanti dell'ordinamento degli enti locali. Avere semplicemente assecondato una chiave di lettura della vicenda SRA, facendosi portavoce di una tesi di quest'ultima, non solo avvalora l'errato convincimento secondo cui sindaco e giunta
possono influire sull'esito di una procedura amministrativa rigidamente normata, ma ne testimonia l'eventuale contiguità e frequentazione. Al tempo stesso sorprende la finalità scandalistica dell'intento, la maldestra finalità scandalistica dell'intento, dal momento che le stesse opposizioni, già il 25 maggio del 2020 e sempre per le stesse ragioni, avevano richiesto la convocazione del Consiglio Comunale e le dimissioni del Sindaco, avendone cura di informarne Prefettura e Procura della Repubblica. Anzi, tali autorità ne sarebbero già state informate dalla stessa azienda fin dal febbraio 2020. Non si comprende quindi quale altra notizia aggiuntiva avremmo dovuto fornire a tali autorità, ma dirò di più. Non solo Prefettura e Procura ne sarebbero già state informate, ma io stesso, e fin dall'ottobre 2019, ne sono stato premurosamente avvertito ed informato da qualcuno, nel vano tentativo e nell'errata convinzione che il Sindaco potesse o volesse in qualche modo intervenire nella vicenda, tentativo che, come è evidente, non è andato a buon fine. Detto tutto questo, non ho alcuna difficoltà ad ammettere che in diverse occasioni e con esclusivo intento di mediazione ho avuto modo di rappresentare all'azienda in questione le difficoltà o i motivi di rincrescimento di qualche dipendente, riuscendo in una di queste occasioni e per sola solidarietà umana ad intercedere al fine di evitare un licenziamento per motivi disciplinari. Tale comportamento, d'altronde, è testimoniato dalla mia personale disponibilità e costante partecipazione ai numerosi incontri tenuti in comune e in prefettura tra azienda e rappresentanze sindacali. Di questi comportamenti non ho alcunché di cui vergognarmi, ma li rivendico come doverosa osservanza dei compiti di un sindaco che prima di ogni cosa è la massima espressione rappresentativa della sua comunità e che di quella comunità tutela nei limiti del possibile interessi ed aspettative. Che da questi atti si voglia far discendere un diretto rapporto di causa ed effetto con la vicenda della stipula del contratto di servizio è un opinabile convincimento di parte contraddetto da una lunga serie di atti documentali che vengono allegati a queste mie comunicazioni. È pertanto doveroso ripercorrere alcuni passaggi salienti dell'intera vicenda al fine di definire ruoli, comportamenti e responsabilità. Premesso che la proposta di aggiudica del servizio risale al 12 dicembre 2018 con determina 363 e che lo stesso fu affidato sotto riserva di legge il 1 marzo 2019. Il 18:31 si connette anche al Consiglio Comunale l'assessore Capozzo. Li prego, Sindaco. Dunque, premesso che la proposta di aggiudica del servizio risale al 12 dicembre 2018 con determina 363 e che lo stesso fu affidato sotto riserva di legge il 1 marzo 2019, della sottoscrizione del famoso contratto, stranamente, non si è mai fatto parola se non in occasione di una normale attività di ricognizione della regolarità dell'affidamento dei principali servizi, attività di ricognizione intrapresa dalla nostra amministrazione nell'agosto del 2019 e che evidenziò che non solo il contratto con la SRA non era mai stato sottoscritto, ma neppure quello, ad esempio, con l'azienda affidataria del servizio di pulizia degli edifici comunali che pure lavorava da quasi due anni. Evidentemente la sottoscrizione contrattuale era considerata un dettaglio di poco conto. Alle doverose sollecitazioni informalmente rivolte all'ufficio tecnico, quest'ultimo rispondeva con un avvio di atti del procedimento incerto ed ondivago, al punto che solo nell'ottobre 2019 l'azienda versava, quali necessari atti propedeutici alla stipula del contratto, i diritti di pubblicità e di rogito, rinviando alla pubblicazione della determina di efficacia della giudica, intervenuta solo nel novembre del 2019, il versamento delle competenze per la procedura di gara di spettanza dell'ASML, versamento che
viene effettuato peraltro solo il 23 giugno 2020, ossia ad oltre 6 mesi dalla dichiarata efficacia della giudica. Peraltro, già il 17 ottobre 2019, con nota 9290, il segretario comunale invitava l'ufficio tecnico a rimettere la necessaria documentazione, affermando testualmente: risulta evidente che il sottoscritto segretario comunale, in qualità di ufficiale rogante, all'esito positivo delle informazioni richieste, è disponibile a sottoscrivere in tempi celeri il contratto che ad oggi non gli è stato rimesso neppure in bozza. Solo in data 16 dicembre 2019, con nota protocollo 11.276 e quindi dopo circa un mese dall'efficacia della giudica, l'ufficio tecnico comunicava alla SRA la richiesta di documentazioni mancanti e propedeutiche alla stipula del contratto, contestando peraltro alla stessa azienda di aver nel frattempo esibito una polizza di responsabilità civile contro terzi con massimale inferiore a quello richiesto nel capitolato speciale d'appalto. Tutto ciò veniva ribadito con nota del segretario comunale protocollo 11.512 del 20 dicembre 2019, con nota dell'ufficio tecnico numero 692 del 20 gennaio 2020 e con ulteriore nota del segretario comunale numero 4.527 del 20 aprile, siamo arrivati già ad aprile, 2020, nella quale si invitava l'ufficio tecnico a completare con la massima sollecitudine e solerzia i dovuti controlli. Lo stesso ufficio del sindaco, facendosi interprete dello stato di assoluto ritardo e di profondo marasma in cui versava la proceduta, ha provveduto con due note indirizzate all'ufficio tecnico, la 8.124 e la 8.467, rispettivamente del 12 agosto e del 26 agosto 2020, a sollecitare l'ufficio preposto a concludere rapidamente la procedura in atti nel rispetto della normativa del settore, paventando gravi ripercussioni economiche da possibili danni erariali, oltre che ad evidenti profili omissivi. Purtroppo entrambe queste note non sono state considerate degne di riscontro. A seguito di quanto fino ad ora illustrato, oltre ad altre anomalie emerse in relazione al quadro economico del servizio di appalto e ad una creativa ripartizione annuale del costo comportante un andamento ondivago del costo stesso, con aumenti e diminuzioni in spregio al principio della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, lo stesso ufficio tecnico, infine, unico organo competente a decidere in materia, ha provveduto con nota 10.633 del 22 ottobre 2020 a comunicare l'avvio del procedimento di revoca in autotutela a difesa degli interessi dell'ente. La pedissequa elencazione dei principali atti che ho voluto riproporre attesta i 1000 ostacoli frapposti e mai per volontà del sindaco o della giunta alla sottoscrizione del contratto. Si sono scontati gli effetti di una procedura per molti aspetti irregolare, gestita con superficialità ed approssimazione, al punto che a distanza di circa un anno dalla giudica dell'efficacia, lo stesso ufficio tecnico ha ritenuto necessario avviare un procedimento di sospensione in autotutela, contraddicendo se stesso, e non è la prima volta. Mi preme, infine, trattare un solo altro argomento che a più riprese, per le più svariate ragioni che non è il caso di indagare, ha spesso sollevato la rabbia e l'indignazione di quanti hanno lamentato presunti ritardi dell'ente nel pagamento dei servizi resi dalla SRA nell'ambito dei servizi appaltati. A queste comunicazioni che sto leggendo, e quindi ad integrazione del verbale di questa seduta consiliare, in modo che tutti possano verificare la veridicità delle mie affermazioni, si allegano gli estratti contabili delle movimentazioni economiche intervenute tra l'ente e la SRA tra il giugno 2019 e il dicembre 2020,
al fine di poter provare quanto false, tendenziose e prive di fondamento siano le voci artatamente alimentate di epocali ritardi nel pagamento delle fatture, causa questa più volte indicata per giustificare ritardi nel pagamento degli stipendi. Dall'esame di questi tabulati si evince che il ritardo medio nel pagamento è stato di appena 9,58 giorni, con punte di 40, 10, 20, ma anche con fatture pagate addirittura prima della loro scadenza naturale. Da quanto detto finora, non solo risulta evidente la correttezza del comportamento tenuto dalla cosiddetta politica nei confronti di una vicenda che esula dalle sue specifiche competenze, ma anche la partecipazione che quella stessa politica ha profuso nel difendere i diritti dei lavoratori, pari solo alla strenua ricerca e al perseguimento di canoni di regolarità e di buona amministrazione. Non siamo alla ricerca di riconoscimenti personali, non siamo votati a guerre persecutorie o da intenti epurativi, ma semplicemente impegnati nel riportare nell'alveo della norma e della regolarità amministrativa la procedura di un affidamento di un servizio di particolare importanza per la nostra comunità. La sorte, il destino o la nostra ferma convinzione ci hanno assegnato il compito di fare chiarezza, quello di togliere la polvere e le incrostazioni del così fan tutti, ed è il tempo di chiamare le cose con il loro nome, senza timori di compromissioni, anche a scapito di un eventuale tornaconto di parte o personale. Se solo provassimo a dare questa impressione, se riuscissimo a compiere anche un solo passo lungo questa via o semplicemente a tracciarla, avremmo adempiuto semplicemente al compito che ci è stato assegnato. Grazie. Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, prima di chiudere la seduta di Consiglio Comunale, auguro un felice fine, diciamo, dignitoso di questo anno e un augurio per un 2021 che sicuramente ci auguriamo sia più prospero, più sereno e più felice a tutti i consiglieri comunali e in generale a tutta la comunità di Albanella. Una buona serata a tutti.